Senta, ieri sera, grazie alla presenza di un defibrillatore, è stato salvato un turista in arresto cardiaco. Turista in vacanza a Tonfano, vivo grazie al defibrillatore e alla bravura dei soccorritori. Pietrasanta Cardiopatica, la rete di defibrillatori installati dall'amministrazione comunale su tutto il territorio, salva la prima vita. È successo domenica sera in via Versilia, quando un uomo sulla quarantina, intorno alle 20:30, è andato improvvisamente in arresto cardiaco. Ci ha avvertito una signora e c'era un signore giovane, un paziente giovane a terra che stava malissimo. Si è andati sul posto e c'erano già due persone che lo stavano massaggiando e ventilando. Abbiamo preso questo defibrillatore e grazie a questo qui si è riusciti a salvarlo. Grazie alla ventilazione, al massaggio cardiaco e a lui di poterlo salvare. Signore molto giovane, penso intorno ai 45 anni. E per questo volevo ringraziare, e lo ripeto ancora, l'amministrazione, questo ragazzo qui che fa anche lui volontario alla Misericordia di Camaiore, che si chiama Carlo, i ragazzi della Misericordia di Marina e questi due che non so chi siano, che comunque ci hanno dato una grossa mano per poterlo salvare. Grazie. I passanti, un medico del 118 e un commerciante di un'attività a Tonfano sono potuti intervenire utilizzando i nostri defibrillatori, così che hanno salvato questa persona giovane e possiamo dire che tornerà sicuramente a trovarci a Pietrasanta. E pensate che un anziano di 78 anni di Casale Monferrato in vacanza a Viareggio ha rischiato di annegare nella mattinata nelle acque antistanti il Beach Stadium Matteo Valenti al Muraglione in Darsena. L'anziano era in acqua quando è stato colto da una